da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Il triangolo no, non lo avevo considerato, cantava Renato Zero. Da lunedì però con il triangolo si può viaggiare in treno e da prendere in considerazione. La limitazione delle auto inquinanti infatti esclude la circolazione dei veicoli almeno con 3 persone a bordo. E allora andiamo a tutto triangolo. Insomma, da lunedì si gira a 3. A 3. Nel senso che a 3 è possibile comunque. A 3 è possibile circolare ad Avellino. È un problema, siamo in 2. Quindi, sua moglie, allora, no, ce l'ha un terzo, insomma, farà questo triangolo. Allora faccio un appello, sì. Chi vuole il passaggio da Torretta ad Avellino, io e il terzo sono disposto ad ospitarlo nella mia macchina. Quindi uno, due. Lo troviamo. Ci manca il terzo. Oppure stacchiamo i bigliettini. Possiamo fare una sorta di ticket. Ah vabbè, quindi se c'è qualcuno disponibile. Se c'è qualcuno disponibile. Tra l'altro vi siete sposati da poco, quindi sì, presumo che questo sarà un bel regalo. Mese. Sì. Oggi un mese. Vi regalate un triangolo a pochi mesi dal matrimonio. Complimenti. Ciao. Fare un triangolo, le è possibile questo? Il triangolo? Sì, sì, allora faccio così, adesso raccolgo 3 persone a Rione Mazzini e me le scengo giù in Piazza Libertà. Ah, così a caso? A caso, così, io voglio vedere chi è che ha questo coraggio di venire con me, soprattutto. E se no non può uscire da casa? No, non usciamo, se non siamo in 3, tu sei giovanissimo, ma c'era un vecchio... un detto. Adagio che diceva siamo solo in 3, 3 somari e 3 briganti. Ah, è finito. Sì. Vabbè, grazie. Voi quanti ne siete di solito? 2, siamo 2. Ma in 2 in che modo? Nella macchina? Sì, nella macchina. A 3 si può circolare. Lei che auto ha? Io ho una Peugeot. È inquinante o no? No, non è inquinante, è nuova, te ne sei messi. Ah vabbè, quindi può circolare anche da solo. Ma poi non sono questi i problemi. I problemi maggiori fossero quelli che dovrebbero ammazzare i politici, i ladri. Ah ecco. Quello è quello che se ne fa, se ne ammazzare i politici, i ladri, che sono ammassi e farabutto. Andiamo a piedi. Andate a piedi? Ma lì ce l'ha la macchinina, sì? Sì, come no. Ma è inquinante. E come no. Tutte le macchine sono inquinanti, noi sola no. No, come mamma fa allora a questo punto? Voi dovete andare a fare la spesa, eccetera, comunque a piedi. Guardate, ma è stupido questa cosa. Per me è una cosa stupida. Sì, no, a 3 si può andare in macchina, voi ce l'avete un terzo. No, noi non diamo più passaggio perché noi abbiamo mio marito anziano. Quindi... Ah, no, vabbè, no, perché davvero a 3 si può circolare, però meglio 2, dice lei. Meglio 2, sì. Coppia siamo, coppia per sempre. Fare un divieto con oltretutto con tutte queste soste che non possono essere occupate dai cittadini se non all'estremo della città, creano dei danni enormi. Come circoli lunedì? La 600S. Ah, S. Ah, quindi è storica. Ma inguina? È solida. No, ma di che inguina? Oh, hai voglia. Sì, allora. Come mamma fa lunedì? Niente. Non circola. Tanto stanno i filo che passano ogni ora. Ah. La giornata passiamo sui pullman. Allora, dice un sindaco, io abito a via Sant'Eustachio Pennini. Per andare alla dottoressa, a via Terna, come devo fare per arrivare? A piedi. A piedi. Ma lei ce l'ha la macchina o no? E sto qua. Ma che si inquina qua? Qua inquina, questo è un euro 3. Ma scusa, prima ci facendo qua 15 marmitte sta macchina. Come? No, dico, è sicuro, è tutto a posto. Ma lei lo sa che andando a 3, lei di solito come va in macchina? 1, 2? Io, mia moglie e qualche volta mio nipote. Ma mio nipote va a scuola. Come facciamo? Mamma sostituire, non la tieni una terza. È nata con mano. Noi siamo a 5, perché andare a 3 o a 1 non inguina lo stesso, pure a 3 persone, sempre inguina. E a proposito di 3, insomma, volevo fare una canzone. Che... E che canzone? Cicerinella. E come fa? Cicerinella teneva, teneva, che teneva, che teneva, Cicerinella teneva noi alle tutte notte va a cavallo, rinda la macchina a 3 si può camminare e si inguina tutto il mondo.